Si potrebbe partire con la storia o con il successo dei suoi manager che si stanno riproponendo sulle creazioni di Fiat e soprattutto sulla 500, una vettura ammiccante, filone, insomma di moda. La C è l'espressione più alta di questa tendenza made in Fiat, fatta di modelli concreti quanto di auto come la 500C, la nuova cabriolet appunto. Cabrio come una volta, con il tetto in tela che scende sino alla base della schiena per avere una visuale perfetta. L'ergonomia giusta per 4 passeggeri, non giganti ma sufficienti. Un bagagliaio invariato nella sua capacità e poi tutta la seduzione di una plancia, forse non perfetta ma certamente bella e seducente, carica di emotività stilistica. Anche i materiali sono cresciuti in qualità grazie all'esperienza acquisita con il successo ottenuto ovunque. Basti pensare che la 500 è un successo in Francia e da Parigi fa moda come a Londra e Tokyo. New York arriverà anche negli States, ma ci vorranno forse 2 anni. Ma siamo certi che anche nella grande mela sarà un grande successo ed accettiamo scommesse. 3 propulsori, identici a quelli della berlina, con il diesel multijet da 75 cavalli e di 2 benzina 1200 e 1400, rispettivamente di 69 e 100 cavalli. La 1400 è un concentrato di eleganza con interni in pelle e poltrona Frau, cerchi da 16 pollici e poi il tasto Sport che cambia sound al motore e da brio ai bassi regimi. Disponibile il cambio automatico robotizzato che ci sentiamo sempre di consigliare vivamente per dare ancor più quel tocco di esclusività alla C. Disponibile come optional ad un prezzo assolutamente parco lo start and stop, il sistema che permette di far spegnere automaticamente e riavviare di conseguenza la vettura al semaforo, si consuma meno e si è rispettosi dell'ambiente. Le prestazioni sono assolutamente buone ed esaltanti con il 100 cavalli benzina. Il diesel, anche se lavora bene ai bassi regimi, a pochi cavalli ed un 90 ci starebbe proprio bene. Sbizzarritevi sui colori e sui 3 toni della capota, creerete una vettura veramente divertente. Si è lavorato bene sulla capota, sul suo sistema. È elettrica, si comanda tramite i pulsanti che le permettono di aprirsi a qualsiasi velocità sino alla posizione di spoiler, mentre l'area verticale, cioè la totalità, è azionabile con velocità inferiori a 60 km/h, per cui sempre in moto, ovviamente per ovvi motivi di sicurezza. Raffinato anche il lavoro dei montanti, che sono sì più fini per non disturbare la visuale, ma più resistenti grazie a nuove strutture materiali. Ottima la sicurezza passiva come quella attiva. La storia continua, il successo a quanto pare anche. La Fiat 500C è un po' passato, ma è anche e molto futuro.